Prego. Grazie, buongiorno a tutti, mi chiamo Maurizio Crasso. Innanzitutto faccio i complimenti agli organizzatori perché tramite il professor Muscio mi ha dato un assist a tutta una serie di cose che dirò adesso. E, avendo visto che nel programma, che sono tra gli ultimi della mattinata, ho detto cerchiamo di fare una cosa un po' più light, in modo che sia meno pesante di una presentazione tecnica. Naturalmente il verde pensile è, secondo noi almeno, il cool roof per eccellenza, perché non fa solo la riflettanza, ma dà anche tutta una serie di altri benefici. Allora, partendo da questo presupposto, diciamo che è preferibile fare il verde pensile quando si può, ho detto bene, vediamo però di sfatare almeno il discorso dei costi, perché uno è spaventato chiaramente dai costi del verde pensile. Allora vediamo effettivamente però come va visto in realtà, almeno come proponiamo noi che si veda. Nel senso che noi quando andiamo da un progettista per proporre un giardino pensile, perché è un progetto eccetera, gli diciamo guarda, siamo venuti qua per farti risparmiare, non per farti spendere di più. Perché effettivamente se preso nel modo corretto a livello progettuale, il giardino pensile vi fa risparmiare in tutta una serie di situazioni dal punto di vista progettuale. Quindi, innanzitutto vediamo cosa vuol dire verde tecnologico, verde pensile tecnologico. Si parla di sistemi che vi possono dare delle prestazioni precise, per quanto possibile, ma insomma molto molto precise da un punto di vista anche del termico, idraulico e quant'altro. Adesso vedremo. Per riuscire a dare queste prestazioni, che sono queste, che vedete, un peso definito, spessori ben precisi e così via, fino ad arrivare ai parametri agronomici. Dove sono indicate queste cose? Per fortuna in Italia abbiamo una norma, che è nata nel 2005, norma UNI, è stata appena poi adesso pubblicata la revisione di questa norma, rendendola molto più moderna. Oppure abbiamo delle linee guida dell'ISPRA, che sapete tutti cos'è, no? La vecchia ARPA, quindi il Ministero dell'Ambiente, che questa invece è gratuita, che è più legata un po' alle scelte progettuali. Quindi ci sono delle norme, la revisione della norma UNI attuale ha fatto sì che l'orientamento della norma sia molto più spostato verso le prestazioni del sistema e non dei singoli materiali. Quindi, cosa si cerca appunto, cosa prevede la norma? La norma prevede che in copertura invece di portare, come si faceva una volta, della ghiaia e della terra non ben identificate, che chiaramente non possono darvi nessun tipo di prestazione precisa, vengono previsti una serie di strati, che qui sono indicati, adesso non mi soffermo, dove l'elemento principale però non è la parte tecnologica che c'è sotto, i geotessili, i drenanti, quelli diciamo sono la parte di supporto. Il vero elemento su cui si gioca tutto chiaramente è il substrato, che noi chiamiamo, che sarebbe il terriccio. È lì che si gioca la partita da tutti i punti di vista, dal punto di vista termico, idraulico, agronomico, eccetera. Quindi sono dei substrati costruiti, tecnogenici, a qualcuno piace dire. Questo un po' potrebbe essere una stratigrafia, no? Di questi prodotti, questi sistemi che trovate sul mercato. C'è un'impermeabilizzazione, c'è un elemento di protezione che fa anche di accumulo, un elemento di drenaggio, accumulo e reazione, un geotessile filtrante e poi il substrato sopra. Allora, entriamo nel merito del titolo che ho messo. E innanzitutto il verde pensile diventa vantaggioso, in linea generale, quando lo utilizziamo come strumento per il controllo delle acque piovane. Qui la regione Emilia-Romagna è stata fra le prime a introdurre il concetto di invarianza idraulica. Quindi vi sarete trovati di fronte a delle situazioni in cui non si può scaricare in fognatura l'acqua di un nuovo progetto, ma adesso questo si sta allargando un po' in tutta Italia per ovvi motivi che vediamo quasi ormai purtroppo quotidianamente, e questo si ripercuote nel dimensionamento per esempio di vasche di prima pioggia, che diventano sempre più importanti, più voluminose. L'altro aspetto che
abbiamo affrontato, avete affrontato da molteplici punti di vista questa mattina, è legato all'isolamento termico e poi anche tutta una serie di aspetti costruttivi, come per esempio quello che può essere il carico e il sovraccarico sui solai. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici, ci sono due parametri fondamentali. Uno si chiama coefficiente di deflusso ed è un coefficiente volumetrico. Cioè, vi dico, si fa una prova con questo strumento che vedete qui, si inserisce la stazione, si simula una pioggia per 15 minuti e si vede il volume d'acqua che esce. Questo qui è una prova che vi dà un coefficiente, vi dice quanta acqua uscirà nei 15 minuti con un determinato ratio di pioggia. Noi abbiamo fatto molti studi con l'Università di Genova, si è visto che l'impatto da questo punto di vista è importantissimo. Fate conto che su una copertura con una trentina di centimetri di substrato si riesce ad abbattere intorno al 65-70% dell'acqua, del quantitativo d'acqua che mi va in fognatura. Quindi dal punto di vista progettuale diventa importantissimo per il dimensionamento e il volume della pioggia. L'altro aspetto, ovviamente questo è scontato, il grande pensile vi dà dal punto di vista tecnico un abbattimento del picco, no? di acqua che esce dal vostro tetto e anche uno spostamento del picco. Vedete qui l'Università di Genova ha trovato fino al 70, un volume pari al 73% di abbattimento dell'acqua che va in fognatura. Questo chiaramente ha delle ripercussioni anche dal punto di vista urbanistico, nel senso che tutta quest'acqua magari va in depuratore e deve essere depurata con dei costi. L'altro aspetto interessante è la capacità drenante del mio sistema, perché alla fine io per avere tutti questi benefici, questi sistemi, utilizziamo dei terrici che sono come una specie di ghiaino, sono molto permeabili. Questo è un grandissimo vantaggio perché non avete mai pozzanghere, non avete mai acqua che scorre in superficie, ma tutto scorre sotto. Quindi devo valutare la capacità drenante del mio sistema. Questo ovviamente va fatto per evitare questo tipo di situazioni, no? Magari piove tanto, questo può succedere anche se avete un bel strato di argilla come terra, perché lì l'argilla si compatta e tutta l'acqua scorre in superficie. Quindi un giardino pensile fatto con argilla è come farlo con asfalto o con una guaina, non cambia nulla. Ecco, sono situazioni chiaramente. Quindi poi a seconda dei materiali ci sono delle tabelle di test che mi dicono qual è la capacità. Il altro parametro che è importante è il coefficiente invece di afflusso. Questo invece non è un parametro volumetrico, è un parametro di velocità, perché se dobbiamo dimensionare il numero degli scarichi, le dimensioni degli scarichi eccetera, va fatta una valutazione in tempo dal punto di vista della velocità di smaltimento. Anche in questo caso, questo è un parametro che si ricava dai test di prima facendo delle determinate correzioni. Quindi abbiamo ben spiegato in questa slide, credo di una pubblicazione canadese, mi è stato dato sempre dal professor Lanza di Genova, come dovrebbe essere gestito, come sarà sicuramente gestito anche qui da noi, e sempre più viene fatto in termini di città, di comuni, come viene gestita l'acqua piovana. Allora, gli eventi, quelli frequenti, che diciamo possono avere un tempo di ritorno di 2 anni, 3 anni, questi andrebbero tenuti, l'acqua che piove con quelle intensità andrebbe tenuta lì dove piove. Poi ci sono gli eventi invece moderati, quelli che possono avere un tempo di ritorno di 5-10 anni. Allora questi chiaramente bisogna ritardarli, quindi bisogna detenere l'acqua. No? Prima si parla di ritenzione, questo invece è detenzione. Alla fine, se viene giù l'alluvione di Genova a 500 mm ora, lì non posso fare altro che riuscire a portare via l'acqua. Quindi allora, diciamo, nel primo caso utilizzerò il coefficiente di deflusso, nel secondo il coefficiente di afflusso, nel terzo la capacità drenante del mio sistema. Come vi dicevo, i nostri materiali sono
molto permeabili. Qui ho messo un esempio di un test, vedete la cannetta dell'acqua porta un quantitativo d'acqua pazzesco rispetto a quello che è un normale ratio di pioggia, vedete non si può pozzare, anche perché appunto vedete un substrato normale per giardini pensili ha almeno 10 mm al minuto e corrispondono 600 mm all'ora, che è una cosa che appunto se viene provoca un alluvione. Genova mi pare che aveva 400 quella di 230. Tutte queste proprietà ci consentono appunto di realizzare situazioni del genere. Questo per esempio è una copertura di un garage a Cittadella, vicino Padova, di un garage interrato, che sono 4.000 metri quadrati di verde pensile con un unico scarico. Perché un unico scarico? Perché Cittadella è circondata da mura e ci sono determinati posti dove l'acqua può uscire dalle mura, non può andare ovunque. Però questo per farvi capire che potete posizionare gli scarichi dove volete voi e anche quantificarli in un certo modo. Qui c'è ovviamente uno scarico che ha un FI del 300, però ce n'è uno. Dopo, in progetti più complicati, come potrebbe essere questo per esempio, che vi invito ad andare a vedere, questo è Porta Nuova Varesine a Milano, vicino al bosco verticale, hanno fatto un grande centro uffici, residenziale e quant'altro. Qui, vedete, non c'è uno scarico in superficie, neanche uno. Io faccio contenti gli architetti, in genere non gli piacciono i tombini, no? Però da un punto di vista invece costi, da un punto di vista funzionale, qui cosa succede? Il progetto iniziale, che era di uno studio inglese, il progetto idraulico, prevedeva tutta una serie di scarichi con poi collegati con dei tubi che portavano al collettore centrale, dove c'è in corrispondenza di questo camminamento, di questo percorso, che portava via l'acqua. Immaginatevi invece togliere tutto, qui non abbiamo fatto nulla, perché tutta l'acqua va giù, passa attraverso il terriccio, viene raccolta da un elemento drenante e portata al collettore. Quindi l'unica cosa che il progettista ha dovuto fare è verificare il nodo tecnico appunto del collegamento fra l'elemento drenante e il collettore. Quindi con un risparmio notevolissimo. Ecco, vi consente di fare anche questo tipo di cose. Questa è una piazza a Catania. Vedete qui il progettista ha ritagliato del verde all'interno della pavimentazione, senza scarichi ovviamente, tutta l'acqua scorre sotto. Ecco, questa è un'altra veduta. Poi, e qui dopo entriamo nel discorso, faccio un passetto indietro ancora dal punto di vista idraulico, l'altro grosso vantaggio con queste tecnologie è che voi potete eliminare tutti i muretti, tutti i dettagli costruttivi del tetto. Perché? Con questi elementi drenanti voi potete gettare direttamente sull'elemento come se fosse un cassero aperto. Quindi dal punto di vista pratico cosa succede? Voi potete realizzare il vostro solaio, pendenzarlo per portare l'acqua dove volete voi, nei punti dove vi fa più comodo, dopodiché fate mettete l'isolante, si da mettere, fate l'impermeabilizzazione, quindi tutto un pezzo. Quindi evitando tutte le problematiche del nodo tecnico dove perde, perché è lì che perde, no? Dove c'è il dettaglio costruttivo. Dopodiché si stendono questi pannelli sui quali una parte si farà il verde pensile, dell'altra si farà un getto, un plinto, una platea, qualsiasi cosa. E rimane sotto una camera drenante. Da un punto di vista dei costi, questo vi porta un beneficio incredibile. Immaginatevi qua sopra di avere un solaio, tetto con varie destinazioni d'uso, no? Un camminamento, un percorso, delle zone dove volete fare dei piccoli getti, delle piattaforme, queste solette, che in generale cosa si fa? Si crea un perimetro, si crea un muretto sul solaio, okay? E da lì poi bisogna creare lo scarico, quindi avrete uno scarico qua, uno lì, uno là, quindi con tutta una serie di problematiche poi per la gestione e la raccolta di queste acque. Per cui vi facilita tantissimo il progetto e vi fa risparmiare un sacco di soldi. Dal punto di vista termico, queste sono curve un po' che sanno tutti ormai.
tutti quanti, sono stati tantissimi produttori, tecnici che hanno provato a vedere cosa succede dal punto di vista dello sfasamento e della riduzione del calore sul tetto, sulle stradosole solari, con determinati spessori. Cosa vedete voi? Che solitamente con 20 cm, con 20 cm di substrato e con una vegetazione basso arbustiva, eccetera, eccetera, voi potete avere una temperatura costante per tutto l'anno. Alle nostre latitudini direi intorno ai 22, massimo 25 gradi, sulle stradosole. Quindi questo è un dato di fatto, difficilmente traducibile da un punto di vista poi del calcolo di fisica termica, è chiaro. Però questo è il dato di fatto. Come diceva prima il professor Muscio, vedete che da un punto di vista, ritorno su tutti i benefici che ha detto lei prima, no? In questo caso voi non avete in pratica il calore che entra all'interno dell'edificio d'estate, quindi con un risparmio energetico decisivo. Questo succede perché, anche perché il verde, le piante, hanno un loro indice di albedo. La pianta comunque ha una sua riflettanza, no? Non so se avete mai visto delle immagini delle piante agli infrarossi. Le piante trasmettono il calore, lo riflettono. Qui la pianta ha già, ci sono dei coefficienti che si chiamano dai e altre cose che appunto danno questo tipo di valutazione. Però noi abbiamo fatto insieme con il Politecnico delle Marche un passetto più avanti. Loro hanno fatto queste piccole casette in scala reale dove sono stati simulati diverse tipologie di tetto. Purtroppo la normativa prevede che sono stati messi 12 cm di isolante all'interno di tutto il solaio, no? Quindi dico purtroppo, adesso vi dico perché purtroppo, perché la normativa ce lo impone a livello invernale, no? Quindi 12 cm. Questo è il risultato, questa ovviamente una parte c'era anche col giardino pesce dove c'erano 15 cm di spessore di substrato. Diagramma dei flussi termici. Sarebbe l'approccio giusto, io voglio vedere come e quando mi entra il calore all'interno dell'edificio. Allora cosa vediamo qui? Vediamo diverse tipologie di tetto, vedete metallico non ventilato, verde pensile la linea continua, metallico ventilato, tegole ventilate più schermo radiante, tegole ventilate e dopo c'è ovviamente la temperatura dell'aria del sole. Cosa vediamo? Se andiamo a vedere direttamente la linea continua, qui possiamo vedere due aspetti. Uno è lo sfasamento, che abbiamo uno sfasamento di 16-18 ore, quindi elevatissimo, ma quello che conta di più, se andiamo a vedere la linea dello zero, praticamente che è questa qui, cosa vedete? Che la linea del verde pensile è l'unica che va sotto lo zero in maniera importante. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo dalle 10 di mattina alle 9 di sera, se non sbaglio, forse un po' prima, abbiamo un flusso uscente, okay? Cioè il calore esce dal nostro edificio. Questo vorrebbe, cosa vuol dire in termini pratici? In termini pratici vuol dire che io non mi serve più l'impianto di raffrescamento, se mi accontento ovviamente di avere 25 gradi in casa, certo se voglio 20 gradi no, però con una copertura verde riesco a avere questo tipo di beneficio. Dopo qua possiamo fare tutte le considerazioni che volete. Se l'isolante termico non vi serve avere 12 cm, perché questo sarebbe l'approccio giusto, mi servono i 12 cm di isolamento termico effettivamente, perché bisognerebbe fare nel nostro clima mediterraneo, bisognerebbe fare questo tipo di considerazione. Mi serve sicuramente l'isolamento invernale, ma mi serve anche quello estivo, ok? Quindi bisognerebbe combinare le due cose. Inutile che io vado, non so se si è colto prima, che ho detto il professor Muscio, se io vado a mettermi 24 cm di isolante termico, come ho visto fare anche in molte scuole qui nel passato, 24 cm di isolante termico, quando ho una sala magari come siamo noi di 50 persone, ognuno di noi sviluppa del calore, e questo calore a quel punto lì d'estate non può uscire. Perché questo che succede? Allora, oppure sei in cucina a Bari, sempre 24 cm di isolante, la signora deve cucinare. È una follia, no? Quindi
bisogna che il progettista, secondo noi, faccia usi la sua bravura progettuale, le sue capacità progettuali e trovi il giusto balance fra isolamento termico invernale e quello estivo. E questa è una chiara dimostrazione del beneficio. Purtroppo è molto lento il progredire del risparmio energetico estivo. Possiamo tirare fuori tutti gli argomenti che vogliamo, no? Perché dietro ci sono le multinazionali del petrolio che devono vendere, no, tutte le robe, eccetera. Però questa è la realtà, no? Noi seguiamo la normativa tedesca, però siamo in Italia, quindi dobbiamo diciamo, pensare nel nostro clima e non quello che c'è in Germania. Volevo dire che c'è effettivamente anche una norma che parla di come si può valutare il discomfort termico all'interno dell'edificio, che è legato appunto proprio alle asimmetrie termiche. Da questo grafico vedete che l'asimmetria che dà più discomfort è quella fra soffitto e pavimento. La maggioranza delle persone, allora c'è un 10% delle persone che dice che sta sempre male di default, no, su quelli diciamo criticoni, eccetera. Il resto della popolazione cosa dice? Che già, vedete, con 7 gradi di differenza fra il soffitto e il pavimento, sento un discomfort. Allora, di nuovo, questo va a favore di quei sistemi che mi creano una temperatura a livello di solaio più fresca, che siano appunto superfici riflettenti o giardino pensile. Abbatto fortemente il discomfort dal punto di vista termico. Poi finisco perché ci sono due aspetti importantissimi. Uno è legato agli spessori. Noi ci troviamo spesso a combattere contro delle normative obsolete dove viene diciamo, imposto al progettista, che non sono qui presenti tanto nella vostra regione, ma a Roma, Torino, eccetera, dove si impone uno spessore minimo di substrato, non sui tetti ma proprio sulle coperture dei garage, che non ha più nessun senso con queste nuove tecnologie, questo va detto. Adesso ci troviamo a Genova, proprio in questi giorni, per fortuna lì dovrebbero aver approvato il nuovo PUC adesso a novembre, che toglie questa cosa infausta dello spessore, perché pensate di poter realizzare per esempio uno spessore solamente di 20 cm di substrato, che mi consente di far crescere un sacco di cose. 30 cm potete far crescere dei piccoli alberi, di arbusti importanti, invece dovete mettere un metro. Sono 70 cm inutili. Immaginiamoci adesso Genova, dove bisogna scavare col martellone. Quindi questi signori hanno dovuto scavare 70 cm di più in maniera inutile. E dopo sapete benissimo oggi cosa vuol dire portare i materiali di scavo in discarica, perché bisogna fare messi, tutte queste cose. Quindi sono dei costi elevatissimi. Invece c'è la norma unica che lo consente, cioè a livello mondiale ormai si sa che si possono usare queste tecnologie, per cui non ha nessun senso. Voi a Bologna, non so se è stato adottato da altre città, avete il RIE che è stato riportato da Bolzano, che si basa sul coefficiente di deflusso, che è una cosa molto più intelligente. Potete appunto progettare con quello. Qui non serve fare gli spessori elevati, ma lo progettate con i coefficienti di flusso. Lo prevede già il regolamento del comune di Bologna. L'altra cosa importantissima per il risparmio è l'ottimizzazione del nodo tecnico. Dicevamo prima, no? Con queste soluzioni potete abbattere gran parte dei nodi tecnici, però rimangono comunque alcuni aspetti. Come vedete, questo discorso di gettare direttamente il muretto di separazione su questi pannelli e sotto rimane la camera drenante, vi consente appunto di fare queste cose. Questo per esempio è un lavoro a Fano, c'è un parcheggio, le porte di Fano si chiamano parcheggio Bambitelli, vedete qui non c'è uno scarico, l'acqua piove sopra quella parte di verde, passa sotto la pavimentazione e va negli scarichi. Quindi questo è un esempio, ma ne abbiamo tantissimi. Poi ci sono tutta una serie di dettagli, appunto connessione per esempio ai muri perimetrali, le soglie sono un altro dettaglio importantissimo,
discarichi. Naturalmente, viaggiando l'acqua sul fondo del mio sistema, vedete che tutti questi dettagli sono fessurati, i pozzetti, le canalette, tutti fessurati sotto, che devono lasciare passare l'acqua da sotto. Però è importante che ci siano dei pozzetti di ispezione per andare a controllare se lo scarico, per esempio, non è interrato. Quindi ci sono 3-6 dettagli. Ecco, vedete, questo qua è un lavoro fatto a Torino qualche anno fa. Vedete, sotto si capisce che c'è il garage, non lo vedete? Immaginatevi di fare questo giardino, questo cortile, con le tecniche tradizionali. Immaginatevi la gestione dell'acqua, gli scarichi, i dettagli costruttivi. Sarebbe un colabro, no? Con dei costi elevatissimi. Invece adesso immaginatevi questo discorso che ho detto io, ho fatto tutto col drenaggio continuo, quindi senza dettagli costruttivi. Immaginate il vantaggio economico, il risparmio. Poi ci sono i profili vari, eccetera, eccetera. Insomma, no? E questo è un piccolo lavoro, tanto per farvi capire che non è che il giardino pensile deve essere sempre di 6.000 metri quadrati. Può essere anche, come in questo caso, un piccolo caso. Poi ci sono le coperture inclinate, eccetera, eccetera.